Liceo statale De Caprais di Atripalda ha aperto le porte per presentare attraverso l'Open Day a famiglie e studenti nei dettagli l'offerta formativa per il prossimo anno scolastico. Una domenica mattina molto importante durante la quale la dirigente scolastica, la professoressa Maria Berardino, il corpo docente e gli alunni sono stati impegnati nel rispondere a tutte le domande che genitori e alunni rivolgevano per avere un'idea chiara sul percorso formativo, come ha spiegato ai nostri microfoni proprio la dirigente scolastica. Oggi impegnati nell'Open Day per illustrare ai futuri giovani che si iscriveranno a questo istituto le attività che si fanno. Sì, è la prima giornata di Open Day, la seconda si terrà nel mese di gennaio, sabato 27, e vogliamo offrire una panoramica reale sul nostro istituto. I genitori e gli alunni potranno visitare dal vivo la nostra scuola, toccare con mano quelle che sono le nostre realtà, le nostre attività e la nostra proposta educativa. Perché iscriversi al liceo De Caprais? Perché è una scuola che garantisce una formazione a tutto tondo, sia culturale ma anche umana, personale, e garantiamo anche la crescita delle potenzialità dei ragazzi. Infatti abbiamo gruppo musicale che si esibirà martedì prossimo, abbiamo corsi di yoga, difesa personale, gruppo sportivo, corsi di lingue, e quindi abbiamo un'offerta formativa estremamente varia che abbraccia un po' tutti i campi della conoscenza. Ecco, lei sta anche incontrando personalmente i genitori, nei futuri studenti. Ecco, che cosa le chiedono in modo particolare? I genitori chiedono un'offerta formativa che sia di alto livello, cosa che noi possiamo offrire, perché i genitori sono consapevoli che oggigiorno occorre avere una buona formazione per poter poi proseguire o nello studio o anche in altre scelte di vita. Le basi si creano appunto nella scuola secondaria superiore. Al piano terra dell'istituto ad attendere i genitori e studenti la professoressa Tommasina Santella e alcuni degli alunni coinvolti nel laboratorio di matematica Christmas Corner. Professoressa Santella, il laboratorio di matematica, qui sono esposti i lavori che sono stati fatti dai ragazzi. Sì, per l'Open Day alcune classi hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto. Sì, qui possiamo vedere l'albero di Natale con i più grandi matematici che hanno fatto la storia della matematica. Lì viene raccontata la storia di Tartaglia, una storia diciamo abbastanza infelice e complessa, poi risoltasi bene. Niente, qui c'è il libro, praticamente abbiamo dedicato un angolo alla lettura, dove i ragazzi possono anche sedersi e leggere il libro di, fallo vedere Esther, il libro di Carlo Boyer sulla storia della matematica. In più c'è una proposta di vari indovinelli ai ragazzi inizialmente, per non scoraggiarli subito con la storia dei matematici. E niente, se i ragazzi rispondono offriamo un gadget, se rispondono male comunque offriamo il gadget lo stesso. La robotica illustrata dal professore Feliciano Capone. Professore, siamo nel laboratorio di robotica, i suoi alunni stanno illustrando le attività che si svolgono in questo laboratorio ai futuri iscritti del liceo De Caprais. Sì, questa è l'attività di alternanza scuola-lavoro con ingegneria informatica di Fisciano. L'attività è la gestione della programmazione del coding. Partiamo dal livello base della gestione dei sensori di quel robottino per fare delle attività. Per esempio adesso loro stanno seguendo il circuito e usano dei sensori di distanza per evitare degli ostacoli. Qual è la risposta degli studenti? Allora, è positiva. Quelli che sono veramente interessati si impegnano più del previsto. Nel laboratorio di informatica insieme a Michele Cetraro, com'è questo laboratorio? Allora, questo è il laboratorio della nostra scuola, è molto organizzato e serve diciamo proprio per l'informatica. Qui c'è la presentazione che stiamo presentando i corsi da fare. E, allora, ci sono delle iniziative che sono delle piattaforme didattiche online, come per esempio Edmodo e Moodle, che servono proprio per dei corsi online e per degli approfondimenti per gli studenti e anche per i professori. Salendo al primo piano del liceo statale De Caprais di Atripalda, il laboratorio di filosofia, nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro, illustrato dagli studenti Antonio Ventola, Carmen Maffeo e Alberto Montanino. Antonio Ventola, siamo nel laboratorio di filosofia alternanza scuola-lavoro. Voi siete i ragazzi della terza A?
Sì, noi siamo ragazzi della terza A e questo è il laboratorio di filosofia. Durante questo laboratorio noi, grazie anche alla professoressa Mirella Napodano, siamo entrati in contatto con diverse università e già abbiamo organizzato due grandi giornate. La prima è stata a Mercogliano, presso il convento, dove abbiamo presentato anche dei lavori sul tema principale della filosofia e bellezza. La seconda invece è presso la nostra scuola da Tripalda, sulla giornata mondiale dell'UNESCO della filosofia. Voi collaborate anche con Amica Sofia. Sì, Amica Sofia è un'associazione che si basa sulla filosofia dialogica e appunto questa associazione parla che grazie al dialogo e appunto alla condivisione di idee si può migliorare noi stessi. Carmen Maffeo, ci illustri i progetti che avete realizzato fino ad oggi proprio nell'ambito del laboratorio di filosofia alternanza scuola-lavoro. Sì, abbiamo realizzato tre progetti. Il primo è Ogni diversità bellezza, dove la diversità è vista come un modo di crescita. Il secondo è Tra filosofia e musica, a dimostrazione che la filosofia sfocia in diversi campi. Il terzo invece è sui paradossi. Com'è questo corso? Possiamo consigliarlo ai futuri iscritti del liceo dei Caporalis? Sì, è molto interessante, bello. Filosofiamo. Illustraci questo progetto di scuola alternanza lavoro. La nostra scuola ha avuto appunto questa fortuna di poter collaborare con le varie università, in particolare con l'Università di Perugia, e attraverso questo progetto che è appunto Amica Sofia siamo riusciti a partecipare a numerosi convegni spesso interessanti, e uno di quelli che ci ha colpito di più riguarda per appunto il rapporto tra filosofia e poesia, che è illustrato dal professore Giuseppe Limone, che si occupa per appunto, tra i vari ambiti, soprattutto di filosofia e poesia. Com'è questo corso? Interessante? Sì, decisamente, pure perché riguarda quello che noi andiamo a studiare ogni giorno, quindi ci coinvolge ancora di più in quello che studiamo, approfondisce nuove cose, quindi ci può essere solo di utilità e fonte di nuovi... Un progetto quindi che consiglieresti ai nuovi iscritti? Decisamente, perché alla fine comunque lo facciamo tra di noi, il progetto fatto dai ragazzi, e poi la finalità è farlo per i ragazzi in quando andremo a illustrare, quindi vale veramente la pena. I laboratori di storia della professoressa Maria De Marco su due tematiche molto importanti, quali la libertà negata e la tolleranza, illustrata da Gerardo Gigliano. Parliamo del laboratorio di storia, il tema di questo laboratorio è la tolleranza. Perché si chiama così questo progetto? Perché noi in classe discutiamo sul rispetto della volontà, sul pensiero, sulla religione, di tutti quanti. Infatti scegliamo ore settimanali per discutere su questo argomento. La nostra professoressa è molto interessata e molto aperta al cambiamento. Vi confrontate tra studenti e insegnanti? Sì, sì. E sono ore molto interessanti, come abbiamo fatto anche per questa giornata di Open Day, prepariamo filmati in cui ad esempio impersoniamo importanti personaggi storici come filosofi, ad esempio Voltaire, Socrate, San Tommaso, e appunto ci divertiamo anche facendo questi filmati, e impariamo parti scritte da noi e appunto li mostriamo. L'Open Day è stata anche l'occasione per presentare il giornalino scolastico Voce Fuori Campo, curato dagli studenti del liceo De Caprari sotto la guida della professoressa Giuseppina Amaturo. Proprio a redazione, gli studenti coinvolti a scrivere articoli. Sì, è una tradizione che si ripete da anni, e che ci onora molto, che ci diverte, ci appassiona. E i ragazzi infatti sono impegnati nel cimentarsi quali novelli, giornalisti su tutte le tematiche di attualità, e non solo cronaca scolastica ma anche gli argomenti più spinosi dell'oggi, perché loro sono dei cittadini consapevoli. E la cosa positiva del nostro lavoro, di questo progetto, il nostro giornale si chiama Voce Fuori Campo, è proprio il fatto che è aperto a tutto il liceo, quindi i ragazzi dalla prima alla quinta sono coinvolti in questa redazione virtuale che li fa appunto giovani ed entusiasti giornalisti in erba. Allora invitiamo tutti i nuovi iscritti del liceo dei Caporalis a prendere parte alla redazione del giornalino scolastico. Aspettiamo!
L'incontro con i genitori e studenti è stata anche l'occasione per presentare il TG Ragazzi, per il quale sono impegnati gli studenti nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro nato dalla sinergia tra le nostre emittenti televisive, Prima TV e Telenostra, e il liceo statale De Caprais di Atripalda. Un progetto che vede gli studenti coinvolti a 360 gradi, dalla ricerca della notizia all'elaborazione di un articolo giornalistico, alla realizzazione del servizio stesso, fino alla scrittura e lettura dei titoli e dei lanci per la presentazione in breve dell'argomento trattato nel servizio. Arturo Lissa, siamo nella stanza adibita al TG Ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro, un progetto importante che vede i ragazzi coinvolti nella realizzazione di un telegiornale. Sì, è molto utile soprattutto per coloro che vogliono far sapere quello che succede nel mondo e soprattutto gli avvenimenti contemporanei di quello che sta accadendo nella nostra nazione. Un progetto dunque che consiglieresti anche agli altri studenti, ai nuovi iscritti? Assolutamente sì, perché comunque, come già ho detto, è un progetto che aiuta molto comunque la formazione classica di tutta comunque. È importante per la comunicazione. Assolutamente sì. E questo è anche oggetto anche da discutere in classe con i professori, magari argomentare, facendo anche alcuni progetti. E tra le tante attività abbiamo parlato con Michelangelo Melchionna di yoga e con la professoressa Daniela Planeta del laboratorio teatrale. Michelangelo Melchionna, siamo nell'aula dove fai lezione di yoga agli studenti del liceo De Caprais. Qual è la risposta degli studenti innanzitutto? Una risposta ottima. Oggi sono ormai 3 anni che facciamo dei corsi di yoga al De Caprais e la risposta è eccezionale. Il corso è frequentato ogni anno da 80-100 studenti, quindi una risposta veramente piena da parte dei ragazzi. Il corso di yoga viene proposto in forma naturalmente blanda ai ragazzi ed è un corso dove si insegna allo studente a riuscire a essere un pochettino più rilassato, meno stressato, essere più efficiente. Nel corso di yoga si insegna al ragazzo a respirare in maniera corretta, si lavora a livello fisico con delle posture, con delle posizioni per cercare di far distendere la schiena, le contratture che noi abbiamo, e si lavora da un punto di vista mentale per riuscire a gestire gli stress, le ansie, le paure di cui oggi tutti noi siamo presi, siamo diciamo coinvolti pienamente. Alle nostre spalle ci sono i suoi ragazzi impegnati nel laboratorio teatrale. Sì, è un laboratorio che ormai stiamo portando avanti da 3 anni ed è un laboratorio teatrale un po' particolare perché le sceneggiature sono completamente originali e sono strettamente legate alla didattica, quindi non sono testi che troviamo insomma della tradizione, ma sono scritti da me con la collaborazione dei ragazzi e poi appunto realizzati. Sono a 360 gradi perché come può sentire cantano, ballano, suonano, poi ci suoneranno anche, ma soprattutto è importante il laboratorio di latino che faccio, perché faccio un insegnamento particolare di latino sul metodo Eber, perché praticamente è un latino vivo, un latino parlato, e ci sarà un esempio di questo latino parlato, perché quando i ragazzi erano in seconda, quindi figuriamo, insomma erano piccolini, ho sintetizzato i Promessi Sposi, li ho tradotti in latino insieme con i ragazzi, ne abbiamo fatto un musical e quindi praticamente c'è questo latino diverso dal solito che non annoia, ma anzi insomma è semplice da realizzare, e quindi spero che insomma la cosa possa essere interessante. Al secondo piano è stato possibile incontrare gli studenti coinvolti del gruppo musicale del liceo, del laboratorio di biologia e chimica, mentre Ludovica Iatta e Gaia Rosa Feola ci hanno illustrato il laboratorio linguistico di spagnolo, inglese e tedesco. Con Ludovica e Gaia parliamo di quanto si studiano le lingue qui al De Caprais. In occasione dell'Open Day state proprio illustrando ai futuri iscritti del De Caprais le attività che si svolgono. Questo liceo è un liceo a indirizzo scientifico e a indirizzo linguistico. Il monte ore annuale settimanale è di 27 ore nel biennio e 30 ore nel triennio. Quali sono le lingue che si studiano?
si studiano l'inglese, il tedesco e lo spagnolo. Quale ti piace di più? Lo spagnolo, perché è molto più simile all'italiano e è molto più musicale la lingua. Gaia, le domande dei ragazzi che stanno visitando il liceo del Caprariis oggi in occasione dell'Open Day quali sono? In modo particolare c'è qualcosa che ti ha colpito? Principalmente la domanda più fatta è la difficoltà del tedesco, quanto è difficile il tedesco. Sinceramente rispetto allo spagnolo, come ha detto Ludovica, il tedesco è un po' più difficile poiché non è una lingua che proviene dal latino. Però studiata con molto impegno e costanza è una lingua che piace perché ha la sua caratteristica ed è anche molto importante al giorno d'oggi per il lavoro e per l'economia comunque. Una vostra valutazione su questi corsi? Per me sono dei corsi che appassionano, soprattutto perché al giorno d'oggi in Italia è molto più difficile anche trovare il lavoro e quindi è importante saper parlare anche all'estero e in altri paesi. E poi soprattutto per chi ama viaggiare, per chi ama le altre culture, è bello riuscire a comunicare anche con altre persone, con altre etnie, sia in Italia che all'estero. Quindi ricordiamo l'importanza di conoscere le altre lingue per il vostro futuro. Sì, assolutamente, sono d'accordo con la mia compagna e credo che questi corsi siano molto... oltre che utili, anche molto divertenti per noi perché abbiamo degli insegnanti che comunque riescono a farci piacere anche materie che non che inizialmente non ci piacevano molto, come appunto il tedesco, che ad esempio ad una persona come me non piaceva molto, ma la mia insegnante mi ha portata ad amarlo. Quindi al di là della materia che si studia è fondamentale anche il rapporto che si instaura tra insegnante e studente. Sì, sì, è molto importante, anche perché la passione che mostra il docente per la propria materia, nello spiegare, ci aiuta anche a farcela piacere di più. Soprattutto, come ha detto Ludovica, per una materia a cui ognuno di noi può piacere di meno, grazie alla passione che ci mette l'insegnante nello spiegarla, diventa più piacevole studiarla. Una mattinata intensa che si è conclusa presso la palestra del liceo statale De Caprariis, dove gli studenti hanno illustrato alcune delle attività che si svolgono. Vincenzo, ci troviamo nella palestra del liceo De Caprariis, dove si svolgono tante attività. Quali ad esempio? Ad esempio il tennis da tavolo, la pallavolo e la pallacanestro, e con istruttori federali. Tante attività, ma ci sono anche studenti che riescono a studiare e poi a praticare tanto buono sport. Sì, infatti in questa scuola i ragazzi, oltre ad impegnarsi nello studio, si impegnano anche nelle attività sportive e le praticano a livello agonistico. Tu quale sport pratichi? Io pratico calcio. In questa scuola vengono anche organizzati tornei extrascolastici come quello di calcetto, ma anche la pallavolo, e personalmente il mio impegno è soprattutto per il torneo di calcetto. Il prossimo appuntamento con l'Open Day al liceo statale De Caprariis di Atripalda è già programmato per il 27 gennaio dalle 15 alle 19.